Beh, io ho vissuto 5 anni insieme al Vescovo Manfredini come segretario e questi 5 anni sono stati 5 anni formidabili perché per me lui è stato un maestro eccezionale, perché non era l'uomo di cultura intellettuale che tutti conoscevano, ma la sua cultura entrava dentro la vita, l'esperienza. Quindi stare accanto a lui era vivere la vita cristiana, non era solo imparare qualcosa di intellettuale. E quindi sono stati 5 anni di esperienza formidabile a Piacenza. E io ho solo l'esperienza piacentina perché poi a Bologna l'esperienza fu molto breve. E io già ero rimasto a Piacenza e quindi non avevo questa esperienza. E il ricordo di Manfredini è un ricordo che credo debba essere mantenuto vivo perché non è perché sono passati 25 anni e allora tutto è finito, ma anzi, essendo stato un uomo innamorato di Cristo, credo che tutto ciò che lui ha messo in atto per la fede che lo guidava, almeno a Piacenza vedo che continua a camminare e andare avanti. Tutto ciò che si fa in Cristo non è mai solo un'esperienza che può esaurirsi, ma continua nel tempo anche per gli altri. Quindi credo che anche ricordarlo quest'anno, a distanza di 25 anni, sia importante per continuare la missione che lui ha iniziato a Piacenza prima e brevemente purtroppo a Bologna dopo.